È pienamente operativa la macchina per il recupero delle ecoballe disperse nel Golfo di Follonica. Il 23 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale richiedendo l'attivazione del sistema di protezione civile. La Marina Militare è stata prontamente attivata e ha portato qui i propri mezzi per la localizzazione, l'identificazione e il recupero delle ecoballe disperse proprio al largo dell'isola di Cerboli. Un supporto logistico che viene fornito dalla Capitaneria di Porto e le diverse strutture che operano all'interno del porto di Piombino, compresa appunto l'autorità portuale. Sotto il costante monitoraggio di ISPRA, del Ministero dell'Ambiente e dell'ARPAT, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Toscana, si opera nella massima sicurezza al fine di ridurre al massimo il rischio di possibili dispersioni di inquinante durante il recupero. Continueremo queste operazioni fino a quando non saremo certi che nessuna ecoballa è più dispersa nel Golfo di Follonica.